che oggi diciamo termina con una pubblicazione. Un resoconto di questi. Allora, per quanto riguarda questo progetto Lotta alla droga, c'è stata una ricaduta in termini di consapevolezza dei nostri ragazzi nei riguardi di atteggiamenti che danneggiano la salute propria e la salute pubblica. Quindi, oltre a una consapevolezza a livello individuale, c'è stato anche un ritorno sulle discipline. Perché la novità di questo progetto è quella di inserirsi a pieno titolo nei POF degli istituti che hanno collaborato con l'associazione di volontariato, che è la promotrice di questo progetto. Però, se mi consente, io vorrei sottolineare l'aspetto più importante del progetto. Vedete, la società attualmente è cambiata rispetto a 10, rispetto a 15 anni fa. È una società complessa, è una società fluida, è una società che pone degli interrogativi drammatici ai nostri giovani, alla scuola, alle famiglie. E allora la singola scuola, la singola disciplina, i singoli professori non sono in grado di dare delle risposte complete, esaurienti. Per cui bisogna intercettare anche le altre agenzie non formali presenti sul territorio per dare delle risposte organiche. La collaborazione tra la scuola, queste associazioni di volontariato per affrontare problemi drammatici come quello della droga, penso che possa portare a dei risultati positivi. E certamente questa è la novità forte, perché oggi si conclude un progetto e verranno presentati i risultati di un lavoro che è un risultato d'equipe tra i consigli di classe coinvolti, i collegi docenti coinvolti e gli esperti. Parliamo di psicologi, parliamo di operatori sociali, parliamo di animatori nel campo del sociale, ma la cosa più importante è che questi nostri ragazzi sono stati protagonisti. Gli spot sono davvero esemplari, sono molto molto forti, però la guerra da vincere è una guerra che ha bisogno di una strategia decisa, altrimenti noi soccomberemo sempre rispetto a questi, lo voglio anche dire, atteggiamenti malavitosi, che è quello di chi domina il mercato della droga.